Spirito Santo. Amen. Ciao a tutti, ecco, siamo entrati al Triduo Santo, al Triduo Pasquale, in questo mistero d'amore in cui vogliamo percorrere con Cristo, con la parola del Signore, il mistero di Dio, che si è fatto uomo, che ha preso su di sé i nostri dolori e che possiamo in questo momento, in questo Triduo, affidare al Signore i nostri dolori, perché Lui possa donarci la grazia di rinascere con Lui per una vita piena. Quindi meditiamo la parola tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, dal capitolo 11, dal 23 al 26. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che per mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Ecco, il Triduo Santo è iniziato. Oggi giovedì iniziamo il Triduo di Pasqua e è istituita oggi la giornata eucaristica, dove Gesù nella lavanda dei piedi lava i piedi ai suoi discepoli, dove Gesù prende il pane e dice: fate questo in memoria di me, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue, ogni volta che fate, fate in memoria di me. Vogliamo oggi prima di tutto ricordare che l'Eucaristia, che la Santa Messa, il sacrificio eucaristico, l'importanza che ha l'Eucaristia, che non è un semplice pane, che non è vino, ma è il corpo santo del Signore, che addentra nel più profondo della tua anima, che addentra e viene a farsi dimora in te. Quindi prega al Signore in questo giorno, chiedi che il Signore ti sia veramente alimento per l'anima, che il Signore possa risollevarti, possa donarti la salvezza. Affida al Signore la tua storia, che come Paolo possiamo dire: ho ricevuto la grazia del Signore e voglio vivere come grazia. Che in questa giornata santa vogliamo prima di tutto pregare per i nostri sacerdoti, che sono loro, attraverso le loro mani riceviamo l'Eucaristia. Vogliamo chiedere un cuore che sia veramente adoratore, che riconosca il mistero di Cristo. Vogliamo pregare in questa giornata, in questo Triduo, per ognuno di noi, perché ogni volta che mangiamo e che prendiamo il corpo di Cristo, possiamo trovare la salvezza, il ristoro per la nostra anima. Quindi ti auguro una santa giornata, che il Signore ti benedica e che questo Triduo Santo possa iniziare con una profonda riconoscenza e gratitudine di un cuore che riconosce l'amore smisurato di Dio. Ti auguro ogni bene, che il Signore ti accompagni in buon Triduo.